Gratis e provincia di Pesaro e Urbino insieme per dire 100 volte grazie. A chi? Ai donatori, a tutti coloro che periodicamente, volontariamente, anonimamente donano il proprio sangue, dicendo con i fatti che la vita di chi soffre li preoccupa. Così a Pesaro, presso l'auditorium di Palazzo Montani Antaldi, i vertici dell'associazione si sono ritrovati per celebrare i donatori benemeriti e insieme ricordare i traguardi raggiunti dall'Avis in questi anni di duro lavoro. Nasce con l'intento di offrire un momento di visibilità, di premiazioni a delle persone speciali. Queste persone speciali chiaramente sono i donatori della provincia di Pesaro Urbino, donne e uomini, non solo donatori, super donatori, perché si tratta di donatori che hanno raggiunto ed oltrepassato le 100 donazioni, oppure donatori che pur non avendo raggiunto questo importantissimo traguardo hanno pur sempre un curriculum donazionale notevole e hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo del tutto particolare all'interno della loro associazione. Quindi l'Avis provinciale di Pesaro Urbino, congiuntamente alla provincia di Pesaro Urbino, vuole tributare una giornata di premiazioni, una giornata di riconoscimento a queste persone che compiono questo nobile gesto della donazione e che l'hanno compiuto in così tante volte. Lei come si sente? Soddisfatto al termine di questo anno per quanto riguarda le donazioni in questa provincia? Guardi, è una domanda che mi stanno rivolgendo diversi emittenti, diversi media. La mia risposta è sempre quella. Io sono soddisfatto del lavoro svolto insieme al consiglio direttivo. Ho l'onore di presiedere un consiglio direttivo del tutto eccezionale, di persone intelligenti. Le donazioni in questi 7 anni di mia presidenza sono cresciute, certamente noi vorremmo che crescessero sempre in più di più. Le cose fatte e soprattutto il clima che esiste all'interno dell'Avis della provincia di Pesaro Urbino è un clima eccellente che io ritengo un indispensabile presupposto per poter continuare a fare un buon lavoro. Ma lei oggi a chi si sente di dire grazie? Io mi sento di dire grazie a tutti coloro che mi hanno fatto in modo che io potessi diventare presidente, a tutte le persone che mi hanno voluto bene, a tutte le persone con cui sono stato circondato di stima e di affetto. Non posso non rivolgere un pensiero alla mia famiglia, a mia moglie che sicuramente mi ha supportato e sopportato in questo incarico che sicuramente per come l'ho svolto io è molto molto impegnativo anche se molto gratificante. Ringrazio tutte quelle persone che, ripeto, mi hanno tributato stima, affetto, amicizia, che ritengo che siano dei valori che io mi porterò sempre nel corso della mia vita. Presidente, i risultati per quanto riguarda le donazioni sono positivi in questa provincia, ma ci dice quali sono i territori all'interno di essa che maggiormente contribuiscono alla causa visina? Guardi, a me fare classifiche non mi è mai piaciuto, è una provincia che complessivamente cresce a dei ritmi non mostruosi, siamo sul 3-4% rispetto alle donazioni del 2009, è una crescita magari lenta però continua, la cosiddetta onda lunga. Voglio segnalare in questo momento gli ottimi risultati delle due grosse Avis della nostra provincia, Fano e Pesaro, che indubbiamente sono da traino per l'intera provincia, comunque tante altre realtà vanno bene, altre realtà un po' meno, ma dobbiamo mettere nel conto che questa attività è delegata completamente ai volontari. Il volontariato è una parola molto bella, magica, romantica, sentimentale, ma qualche limite chiaramente lo dà. Quindi gli obiettivi per il 2011 quali sono? Gli obiettivi, io ritengo che un buon obiettivo della nostra provincia è che le donazioni possano crescere complessivamente attorno al 5%. Se la nostra provincia si sviluppasse con donazioni complessive su base annua del più 5%, ripeto, più 5% sarebbe un ottimo risultato. La manifestazione, significativamente titolata 100 volte grazie, ha visto la partecipazione di tutti i sindaci del territorio provinciale, dell'assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani, del presidente della provincia di Pesaro e Urbino Matteo Ricci e di tutte le donne e gli uomini che hanno scritto e continuano a scrivere la storia dell'Avis, una storia fatta di solidarietà e altruismo. Ma ad alcuni esempi del nostro tempo, noi siamo in una fase difficile per il nostro paese, soprattutto le nuove generazioni con difficoltà riescono a prendere degli esempi in carne ed ossa. E le persone che sono qua, che hanno fatto più di 100 donazioni, sono persone che in silenzio, nel loro piccolo, possono essere un esempio per tanti e danno un contributo enorme in termini di solidarietà, in termini di tenuta della sanità pubblica nel nostro territorio. Abbiamo bisogno di sconfiggere, dico io spesso, la sindrome del chi te lo fa fare, che è la domanda che spesso e volentieri si sentono fare tutti coloro che fanno volontariato e fanno un'azione gratuita per gli altri.
In questo caso c'è un'azione che possono fare tutti ed è rivolta a tutti. Ed è un gesto bellissimo che, a mio parere, denota anche il livello di civiltà di una comunità. Quindi siamo molto vicini all'AVI, siamo spesso in iniziative in collaborazione, proprio perché è una delle strutture sociali più forti del nostro territorio e che ci fa più ricchi dal punto di vista della solidarietà. In che modo si può aiutare l'AVIS, secondo lei, ad incrementare il numero dei donatori? Ma intanto cercando di far diventare la sezione dell'amministrazione provinciale la prima sezione in termini di donatori della provincia. Siamo secondi come sezione aziendale, vogliamo arrivare primi, questo è uno degli obiettivi del mio mandato. Ma al di là, diciamo, delle battute, in verità, ogni giorno rimarcando l'importanza di queste cose, l'importanza di questi gesti, in particolar modo rivolti alle scuole. Tante volte abbiamo abbinato anche iniziative legate alla sicurezza stradale e alla donazione del sangue, proprio perché abbiamo bisogno di diffondere questa pratica, che è una pratica eccezionale che ci fa tutti più forti. Un'ultima domanda, Presidente. Qui in sala ci sono tutti i sindaci del territorio, poi c'è lei che rappresenta la provincia, c'è il prefetto della provincia di Pesaro Urbino, ci sono tante persone che sono giunte da tutta la provincia per celebrare insieme questa giornata. Questo vuol dire che l'AVIS in qualche modo fotografa anche un territorio che è una comunità coesa che ha voglia di dare, darsi e di donarsi. Sì, intanto c'è un'associazione che è radicata in tutti i comuni del territorio. La dimostrazione oggi è che insieme a noi ci saranno i sindaci a premiare le persone che hanno effettuato più di 100 donazioni. Dall'altra è anche la dimostrazione che effettivamente le istituzioni ci tengono, tutte le istituzioni ci tengono al fatto che questa cultura della solidarietà, che insieme alla cultura del fare è la cosa della quale noi dobbiamo essere più orgogliosi vivendo in questo territorio, insomma è un valore che vogliamo salvaguardare e soprattutto rilanciare alla luce dei momenti di difficoltà che stiamo attraversando. Dunque 100 volte grazie a tutti coloro che nella provincia di Pesaro e Urbino hanno offerto ed offrono una speranza di guarigione, talvolta addirittura di vita, a tante altre persone. Questo è il pensiero di tutti i presenti e naturalmente del dottor Mario Piani, direttore del Dipartimento regionale di Medicina Trasfusionale. Siamo arrivati ormai alla fine dell'anno, i nostri dati ci indicano che in proiezione al 31 dicembre saremo ancora cresciuti e abbastanza rispetto all'anno precedente, quindi è un trend di crescita continuo, va benissimo sia per quanto riguarda i globuli rossi che abbiamo potuto anche trasferire in altre regioni che avevano difficoltà, quindi abbiamo potuto aiutare altre situazioni nazionali, e per quanto riguarda i farmaci che produciamo con il plasma dei donatori. Le aspettative sono quelle ormai di un'ottima tenuta del sistema trasfusionale regionale. Ci auguriamo comunque di avere sempre più donatori, perché per noi è importante avere il ricambio con giovani donatori che siano sempre poi disponibili e pronti per eventuali chiamate. La collaborazione tra la struttura sanitaria pubblica e l'AVIS è sempre molto stretta, molto solida, e questo fa ben sperare anche per il futuro, perché l'AVIS è una famiglia in continua crescita. Diciamo che tutto il sistema trasfusionale della Regione Marche è proprio imperniata sulla possibilità e sulla capacità dell'AVIS e della componente tecnica, cioè dei trasfusionisti, di interagire nella maniera più stretta. Sono ormai almeno 6 anni dalla nascita del Dipartimento che tutte le decisioni che definiamo strategiche, cioè quelle che servono per l'autosufficienza di sangue nella regione e per tutti gli ospedali, sono prese sempre insieme fra tecnici trasfusionisti e dirigenti associativi. Dottor Piani, questa manifestazione a cui stiamo assistendo qua a Pesaro si chiama 100 volte grazie. A chi lei sente di dover dire grazie oggi? Dobbiamo dire grazie a tutti i donatori, qualsiasi età abbiano, anche se hanno fatto una sola donazione. Il traguardo delle 100 donazioni è un esempio per tutti i cittadini della regione e credo che debba essere proprio l'esempio perché i nuovi giovani che hanno raggiunto i 18 anni seguono questo esempio e si avvicinino alla donazione stessa. Quindi è una giornata importante da pubblicizzare, perché deve dare nuovi valori a tutti i giovani. Se nella vita sei un tipo positivo o negativo, a noi non importa. Giulia deve la sua vita a Luca, donatore di sangue AVIS da 10 anni. Giulia oggi ha un futuro nuovo, anche grazie ad AVIS. Grazie. Prego. Chi dice che i legami di sangue non contano, si sbaglia.